Il tradimento è una forma tipicamente ambigua, è l'equivoco elevato a regola d'arte, come scriveva Shakespeare. Quindi ci possono essere anche tradimenti che ci paiono terribilmente ripugnanti e altri invece che sembrano motivati anche dai più nobili sentimenti. In molti casi, alcuni traditori, anche in politica, per esempio spie, agenti doppi, eccetera, eccetera, per non dire gente che ha defezionato sul campo militare, non l'ha fatto per ragioni bassamente egoistiche, almeno a prima vista, ha fatto il contrario, l'ha fatto perché riteneva che tradendo quel partito, quella classe, quella nazione, potesse aiutare un'altra nazione, un'altra classe o magari il mondo intero. Quindi ci possono essere dei tradimenti perlomeno interessanti.